Brevemente vedo di fare questo tutorial che intitolerò Testo vetro su energia fluida. Lo faccio per il mio amico Davide, il mio caro amico Davide, perché ha incontrato qualche difficoltà con il PDF che gli ho mandato, quindi iniziamo. Nuova composizione 640x360 pixel, la rinominiamo energia fluida. Secondi di durata, 29 frame, ok. Ora nuovo livello di tinta unita e lo intitoliamo Energy. Ok, bene bene. Adesso gli applichiamo un disturbo frattale, eccolo qua. Adesso settiamo il disturbo frattale, gli diamo di base a roccioso, da lineare morbido a lineare, contrasto 150, complessità 8, ok. Trasformazione scala. Ok, andiamo su evoluzione. Diamo un keyframe per l'inizio e alla fine invece diamo come parametro 5. Ritorniamo all'inizio. Adesso andiamo su trasformazione, impostazioni, interazioni e dobbiamo dare il valore su turbolenza, scostamento 320, come qui, 320,0,180,0, a posto. Adesso creiamo una selezione circolare con lo strumento ellisse che vada dal lato sinistro al lato destro o viceversa, ma pur sempre i lati bisogna andare a coprire. Poi la spostiamo come vogliamo noi. Tasto V di Verona. Direi che può andare bene. Diamo alla maschera una sfumatura maschera di 45, modifichiamo un po' le maniglie, questa la alzo un po', questa la abbasso. Ok, tolgo la visibilità che tanto non mi serve più. Oddio. Potrebbe anche servirmi ancora, ma io la lascio così. Tanto è solo per un video dimostrativo. Ok. Allora, adesso gli applichiamo il CC Vector Blue. Vector Blur, Amount 45, poi possiamo anche ritoccare nuovamente le scale, le maniglie della maschera all'occorrenza. Adesso gli aggiungiamo curve. Allora, qui c'è da ritoccare. Sarebbe da ritoccare solo il blu e il rosso. Ma vediamo un po'. Il blu lo aumentiamo. Il rosso andrebbe diminuito. Verde
andrebbe aumentato di poco, pochissimo. Ok. RGB gli diamo una mezza S, facciamo. Così. E sono tutti valori che uno se sceglie a proprio piacimento. Ok. Adesso stilizza bagliore. Settiamo anche bagliore, soglia bagliore 83, raggio bagliore 5, dimensioni bagliore verticale, qua sotto verticale. Adesso aggiungiamo un nuovo effetto, Trap Code Shine. E settiamo anche questo. Allora, adesso dobbiamo regolare bene bene i colori di base, che sono questi, per tenerli un po' in armonia anche con la nostra composizione. Questo allora è il shadow, quindi il colore scuro, ombre, diciamo. Il colore che daremo alle nostre ombre. Questo deve essere anche questo in sintonia. Sono i mezzi toni. Mezzi toni. E questi, vabbè, sono i chiari possiamo anche lasciarli così. Però tanto tanto chiari non è che siano. Ecco, già meglio. Ok, ora dobbiamo regolare la lunghezza dei raggi e l'amplificazione luce. Sempre a seconda dei nostri gusti, come ci sembra meglio. Il centro da cui partiranno, teniamolo, sarebbe da tenerlo così, a piacimento. Vediamo. Vabbè. Possiamo aggiungerci anche altri effettini dopo, se uno vuole. Vediamo un po'. Allora. Adesso a questo punto lo sfondo è finito. E adesso dobbiamo creare il nostro testo. Allora, nuova composizione. Comando N e la rinominiamo principale. Nuova composizione e la rinominiamo font. Nuovo livello di testo e qui ci scriviamo il nostro testo. Ah, scegliamo magari anche un font adeguato. Forse no. Sì, dai, va bene, ma teniamo questo. Per regolarci meglio usiamo anche le guide, la scala, per aumentare la scala. Ok, credo che basti così. Oh, allora, a questo punto abbiamo torniamo al pannello progetto,
Abbiamo la nostra principale che è vuota e la nostra font che noi la prendiamo e la mettiamo qua sotto, togliendo la visibilità alla precomposizione. Ma ricordiamoci che comunque dentro font il testo è visibilissimo, quindi questo era il punto in cui trovavi qualche difficoltà. Allora, continuando, adesso dobbiamo settare. Aggiungiamo l'effetto e settiamo Blobbilize. Duplichiamo, dobbiamo aggiungere la nostra energia fluida, la duplichiamo. A questa aggiungiamo l'effetto Blobbilize. Ok. Su Blobbiness, Blob Layer, sceglieremo Font. Adesso settiamo i vari parametri. Softness, dobbiamo diminuirlo. Non troppo, ma dobbiamo diminuirlo. Cutaway. Ok, tipo di luce, bah, gli diamo un azzurrino, verdino, boh. Ma forse è meglio, ecco, un colorino così è meglio. Così, luce ambientale. Senza aumentarla troppo, diffusione, speculare, metal praticamente aumenta la luce, aumenta, diciamo, l'effetto metallico sul nostro testo. È molto molto carino. Direzione, luce, ma seconda dei gusti. Ok, fatto questo potremmo già dire di aver finito. E invece no, io ci aggiungo un altro effetto. Allora, stili di livello. Smusso ed effetto rilievo. Ed ecco, i parametri che ho scelto io sono provvisori, ognuno può mettere come vuole. Allora, profondità ho messo 63. Dimensioni 1. Angolo 0,31. No, ho sbagliato. Altitudine 3. Ok. Sì, a questo punto, allora, dello smusso gli diamo la massima opacità alla luce. Poi gli diamo tempo ordine inverso. Poi, cos'altro si può fare? Beh, nell'altro video avevo aggiunto una strage di altri effetti. Si può usare la sfera antimateria, aggiungerla su energia fluida. Non so cosa ne esca comunque. Me la toglie, non posso. Devo aggiungerci un nuovo livello. Nuovo livello. Antima.
Lo mettiamo, no, lo lasciamo anche sopra. Vediamo un po' se c'è da settare qualche parametro. Sì, mi sa tanto di sì. E questa è ancora la versione vecchia. Allora, source point lo devo accoppiare con offset. Alt click. Source point con offset. Ok. In modo da poter muovere. Guarda un po' dov'era. E risulta di dimensioni ben grandi. Comunque adesso la diminuiamo con scala. E cambiamo pure i colori anche. No, non posso cambiare i colori. Però posso cambiare molte altre cose. Ecco qua. No, il colore neanche lo cambio, lo lascio così. A posto. Vediamo un po' cos'altro si può modificare qua. No, infatti. Vabbè, l'importante è che si muova. Torniamo a principale. Si possono aggiungere anche i particle, ma lo vedremo in un altro momento. Basta così. Questo è tutto. Il tutorial è terminato.